Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 175esimo DJI News, il DJI News di Ferragosto, perché hey, non stacco mai quest'anno. Ma a parte questo, allora, è possibile ragazzi che anche questa settimana si farà una Master Casual Live questo martedì, probabilmente su Hearthstone, visto che questo giro dovrebbe essere assicurato e c'è la nuova espansione. Quindi mi piacerebbe comunque prendere in mano Hearthstone e provarlo magari insieme a voi, se vi va. Quindi mi piacerebbe provarlo insieme a voi e vi darò conferma ovviamente quando vedrete il bel link sul canale o direttamente martedì, anche perché anch'io comunque vorrei capire un attimo se staccare o meno un attimino, anche se è una live di tipo abbastanza semplice, rilassata, che possiamo fare assieme. Oltre a questo, passando alle novità, non c'è quasi nessuna novità questa settimana. Si è stati veramente, veramente, veramente schisci per quanto riguarda le novità, ma ci sta, è la settimana d'agosto, ragazzi, quindi va bene così, non è un grosso problema, ma rimane il fatto che qualcosa da darvi ce l'ho, perché ve ne avevo parlato nel precedente di DJI News di Lex Arcana che aveva rilasciato il Quick Starter ed effettivamente adesso è disponibile per tutti. Al link che trovate qui sotto potete andare per scaricarlo, per riceverlo. Per ora nella versione in inglese, ma prossimamente arriverà anche per la versione in italiano. Quindi dateci un'occhiata, mi raccomando. Chissà che non lo si vedrà prossimamente poi sul canale. Ma dopo questo, in realtà, le novità sono momentaneamente finite. Abbiamo rilasciato qualche notizia settimana scorsa, delle mini anteprime su quello che faremo una volta tornati a settembre-ottobre. I Patreon hanno visto qualcosa di più in merito, ma diciamo che questa settimana è stata veramente povera di novità. Passiamo quindi agli eventi per vedere qualcos'altro. O meglio, in realtà, ricordarvi quelli che ci saranno da qui a fine settembre. Infatti abbiamo il Dragon Fest l'1 e il 2 settembre a Milazzo. Evento, qui sotto trovate il link, a tema anche giuoco. Poi il 2Play 15 e 16 settembre a Torino, dove ci sono parecchie cose che stanno venendo organizzate. L'associazione Fortuna Dado si sta dando parecchio da fare. Vi consiglio caldamente di andare a vedere un attimo che cosa bolle in pentola. Mentre il quinto compleanno, il quinto DJ Birthday, ci sarà il 22 settembre a Milano e iniziamo ad avere la lista praticamente definitiva di quello che ospiteremo in questa quinta edizione del compleanno. Ed è tantissima gente. Questo giro ci tengo, li dirò tutti, 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 in modo da farvi capire la carrellata di roba. Perché avremo Cabal, Cobalt Channel, i ragazzi che fanno video, Naux ha partecipato a uno dei loro ultimi video, Rusterema con Fabula Ultima, autore già di quello che è Flashcape, poi Serpentarium con il Curte che viene suo per il nostro compleanno finalmente, non vedo assolutamente l'ora e farà giocare tutte e tutti, Nameless Land e Evie Sugar portate da Simone, Progetto Gaming, che ringrazio di partecipare e che so che stanno veramente un sacco da fare nel settore. I ragazzi di Fantasica, sempre nostri graditissimi ospiti, che ringrazio sempre e comunque. Speedrun di Davide, che avete già conosciuto come Mustangman tramite le Board Game Live, che torneranno poi anche a settembre quelle. Scuola GDR, Bolla Verde, Necromunda, Aeteranox, queste ultime sono tutte associazioni di giochi di ruolo dal vivo. Necromunda, per chi se lo chiede, è proprio ispirata a Necromunda di Warhammer 40.000. Prossimamente vi farò sapere anche qualcosa di più, vi terrò aggiornati perché comunque sto partecipando a quel genere di live. Poi Play for Charity, con cui siamo felici di continuare a collaborare, a rigirare le notizie, saremo felici di averli con noi. Teenage Games, Nolan's Comics, The Evil Company e The Silence of Halloween, di cui mi occuperò io. Caraccia Foto sarà di Claudio, che si occuperà di realizzare le foto dell'evento, e quindi è giusto che sia anche tra gli ospiti, le presenze dell'evento. Cintiara, Fumble GDR, Alleanza, UNKN Knights, Chiara,
Fierici con il loro progetto, il nuovo GDR, nato tra l'altro, se non ricordo malissimo, non sto confondendo male, proprio sul nostro Discord di DJI, i primi re, i miti di Mysteria e Tambu, una nuova piattaforma di realizzazione board game che prossimamente partirà con un po' di prodotti. Quindi magari anche di questa ne riparleremo poi prossimamente. Quindi un sacco di gente, siamo felicissimi di avere tutta questa gente con noi a farci compagnia in questo nostro compleanno. Quindi dai, 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 mancate voi, mi raccomando, partecipate. Poi, come da dire, ricordiamo giusto un paio di cose. Perché? Il server Discord permette a tutti voi ragazzi di giocare o far giocare sul nostro canale. Vi consiglio caldamente di partecipare. Poi vi ricordo i nostri social, la pagina Facebook, Telegram, Instagram. Abbiamo anche il canale Twitch, ovviamente, dove facciamo le live, la Facebook Community, il Baker Kit di The Science of Halloween. Ragazzi, sono, se tutto va bene, veramente riesco già a finire l'impaginazione. Quindi, Dio santo, forse a settembre riesco ad avere il PDF, forse. Non mettiamo le mani avanti, forse, forse, no, no, non illudiamoci, forse, sarebbe un bel sogno, mi piacerebbe un sacco, spero che anche a voi possa interessare. Ovviamente vi ricordo le realtà con cui collaboriamo, alcune, diverse le avete viste anche già nel DJ Bird, ma queste sono alcune nello specifico con cui abbiamo modo di collaborare, di girare notizie, eccetera, eccetera. E ovviamente i Patreon che mi supportano, ci supportano, ma più nello specifico supportano me in tutti questi progetti, soprattutto il progetto di The Science of Halloween, che è merito loro, quindi che ringrazio caldamente per il loro supporto. So che agosto è un mese un po' malvagio perché paralizza un po' tutto, però a settembre torneremo di gran carriera. Prossimamente, ovviamente, vi riveleremo che cosa vi aspetta con la ripresa delle nostre live. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo durante il singolo appuntamento di questa settimana. Per il resto, buon gioco, buone vacanze e alla prossima. Ciao, bagai!